Adesso io vorrei insomma, cominciare ad aprire il famoso, mitico librone che tu conosci di fama e che vedi per la prima volta qui concreto, perché torniamo un attimo appunto a un anno fa e proponiamo, ricordiamo attraverso la memoria di retroscena alcune di quelle storie che abbiamo raccolto, vediamo poi che effetto ci fanno. A te l'onore di aprirlo. Perché con Alberto? Perché Alberto mi ha stato il primo e mi ha raccontato proprio tutta la sua storia, aveva voglia di raccontare quasi tutta. Questo è il regalo più bello, cioè sono le poesie di Antonio, mio amico. Giovanni è un grande restauratore. Una professionalità come la sua, così apprezzata, così insomma richiesta, sembra, cambia così tanto, sembra un controsenso, sembra assurdo che poi invece c'è sta questa realtà qui alle spalle nostre. Questa realtà qua non mi convincevo della morte di mia moglie e me l'ho dato all'alcolismo. Non avevo pensato neanche che avevo una bambina di 3 anni e mezzo. Ed ero diventato un alcolizzato cronico. Poi, ringraziando il Signore, ne sono uscito. Perché la morte di sua moglie non è riuscita a superarla? È perché ci volevamo troppo bene. Era un amore troppo profondo. Di avere una figlia nemmeno diceva che riusciva e appunto che ho detestato atti di vigliaccheria perché vedere mancare una donna, vederla proprio diminuirla giorno per giorno, non mi rendevo conto, dicevo impossibile, dicevo Signore prenda a me ma non prenda a lei. Mia moglie sapeva che dovevo morire, rideva, scherzava. Io invece mi ero nascosto. In che senso si era nascosto? Con l'arco. La bandiera di una sconfitta, non di una vittoria. Davide, gli altri dicono che l'alcol va dimenticato. Invece a me faceva l'effetto all'incontrario, a me faceva ricordare. Ricordavi i giorni belli con mia moglie. Ed era un amore profondo. Perché mia moglie, se stava uno giù di morale, basta che faceva un sorriso, quella risata sua tirava su tutti. Una mattina, verso le 6, 6 e mezza, viene un pinco pallino. Sarebbe il morto. E mia moglie, senza offendere la signorina, è molto bella. E questo cretino le va a mettere la mano a quel posto. Così, no? Mia moglie lo dire degli schiaffi e disse, scusate del termine, andasci facciamo i comprensi, chi darà? Lui ripete gli schiaffi a mia moglie. Disse vince là che l'omme in merda, i mariti da si bene ci stanno provvisti. A questo punto, tra, tra, pa! A terra. Erano due, abbiamo visto per il momento due degli ispiratori, appunto, dei senza tetto ispiratori, Alberto e Giovanni, no? Sì. Che effetto ti fa risentire questi racconti, queste loro confessioni a distanza di un anno e passo? Beh, mi colpisce sempre, ma in realtà io continuo a vederli, insomma ci vediamo spessissimo, cerco di passare al dormitorio tutti i lunedì, insomma cerco... al di là poi del lavoro che tento di fare per mandare avanti il progetto, quindi anche rifare lo spettacolo, il processo lì al dormitorio con loro e poi girare in Italia andando a collezionare altri sogni e quindi ad incontrare altri compagni di viaggio,
Io sto cercando col direttore poi del dormitorio di dare un seguito, fosse anche solo all'entusiasmo ritrovato della piccola compagnia di ospiti che si è formata. Questo infatti poi ne voglio anche affrontare dopo la cosa, però come stanno Alberto e Giovanni, tanto di citarne due adesso? Stanno bene, appunto con ognuno di loro io sto cercando di sostenerli nella realizzazione poi di sogni che oltre allo spettacolo sono i sogni proprio di questo momento. Ma questo va al di là però della al di là proprio del tua processo. Attività, diciamo. Sì, assolutamente, proprio come un impegno, diciamo, come sociale o di amico. Mio personale, penso che sia anche giusto quando, come dire, quando si sceglie poi di dare all'arte un senso anche di interferire con l'esistenza, con la realtà, di andare a fondo, poi penso anche sia giusto non compiere solo un gesto estetico, ma certo. Che questa diventi un'azione, è un'azione culturale, ma un'azione anche proprio. Ed è per questo che una delle cose che a noi ci ha interessato moltissimo, ci ha intrigato subito, è stato proprio il fatto che questo tuo spettacolo, che poi è diventato anche uno spettacolo, certo, come è tipico tuo, e poi lo preciseremo, lo ricorderemo, parte e attingeva proprio da una realtà vera, autentica, cioè, voglio dire, si capisce subito, spero che si sia capito subito, che il tuo teatro è il teatro di chi si alimenta attraverso la realtà. Non è realismo poi dopo, perché poi traduci questa realtà in poesia, cerchi perlomeno di tradurla in poesia, però è da lì che parti, è lì che ritorni. Io adesso volevo proporre un secondo momento di questo ricordo delle storie per vedere cos'altro ci potevano suggerire. Vediamo un po'. Poi ne è uscito ovviamente da questo problema. Grazie al signore, grazie a lei. A lei chi? Mia moglie. Perché? In che senso? È perché mia moglie il 13 giugno del 99 mi è apparso, non è che mi è venuto in sogno. Una visione vera e propria? Sì, sì. E mi ha detto: tu da domani in poi non bevi più. Io dal 13 giugno del 99 che non ho mai più toccato acqua. E che mai era sveglio quando... Sì, sì, io stavo in negozio che lavoravo. E adesso... E ha avuto questa visione di sua moglie. E come ha fatto a capire che... Cioè, non si è spaventato? No. E come stava sua moglie quando gli ha fatto? Beh, la vestita... Non stava malata, insomma, no, come nel... No, come quando stava bene. Io da 13 giugno, infatti da 13 giugno la direttrice dell'Ozanam, Federico Ozanam, dice: vicinami, il tuo compleanno non viene a maggio ma viene a giugno. Cioè lei improvvisamente in quel giorno, dopo quell'apparizione, diciamo, ha smesso di immediatamente. Immediatamente, senza nessuna terapia, riduzione progressiva. Niente. Io frequentavo gli anonimi alcolisti, né quando uscivo di là dovevo andare a bere. E perché è bastata questa apparizione di sua moglie, questo messaggio? Ma non lo so, io mi sono trovato che... Chi gli ha dato la forza, insomma, quella fine? Niente, io mi sono trovato... No, io mi sono trovato proprio che sono andato in cantina. La signora che mi conosceva mi ha messo i bicchieri di vino bianco. Ho detto: signora Maria, ma cos'è? Dice: ma perché non beve più il bianco, beve il rosso? Io ho chiesto una cosa, che se a me mi mettevano la pistola qua nella tempia io non la bevevo. Ho chiesto una gassosa. Che a me non... Ma neanche lontanamente. It's a miracle. It's a miracle. Vide questa donna che passeggiava.